Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Bonus 1000 euro, le storie degli autonomi beffati dalla regola del calo del reddito che non è stata modificata. Non ho guadagnato nulla, ma non ho potuto chiederlo. Tanti esclusi dall'aiuto perché il decreto rilancio richiedeva un calo di almeno il 33% degli introiti tra secondo bimestre 2019 e secondo bimestre 2020 durante il lockdown. Le partite IVA avevano spiegato da subito che quel criterio non è indicativo, visto che incassano mesi dopo aver emesso fattura. L'interprete scrive che non lavoro da mesi e andrà così almeno fino a ottobre, vivo con i soldi messi da parte per pagare le tasse. Poi ci sono i cavilli come il contratto a chiamata scaduto il 12 giorni dopo il limite previsto dalla norma. Cuneo, fuoristrada, precipita in una scarpata a Castelmagno, morti 5 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni, ancora non si conoscono le cause dell'incidente, sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con i carabinieri, il 118 e gli uomini del soccorso alpino. Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo e si trovavano in vacanza con le famiglie. Elezioni USA, Biden sceglie Harris come sua vice, afroamericana con mamma indiana, insomma chi è la donna voluta dallo sfidante di Trump. La Obama donna, 55 anni, senatrice della California dal 2017, era stata una agguerrita sfidante del candidato alla presidenza durante le primarie democratiche, figlia di un giamaicano e una indoamericana immigrata da Chennai. Harris è una scelta che dà anche voce alle minoranze e sarebbe la prima vicepresidente donna. Biden dice una combattente senza paura, è uno dei migliori funzionari pubblici del paese e le dice onorata di unirmi a lui. Bonus 600 euro, fuori nomi dei politici che lo hanno chiesto. Vai a firmare, caro amico, la petizione del Fatto Quotidiano. L'INPS renda pubblici i nomi dei parlamentari, dei consiglieri regionali e dei governatori che hanno ottenuto anche soltanto chiesto il bonus di 600 euro destinato alle partite IVA. Lega, il segretario Veneto Fontana dice la linea è quella di escludere dalle liste chi ha chiesto il bonus e Zaia attende la decisione del partito. Commissario del Carroccio in Veneto sul caso dei tre consiglieri che hanno chiesto il contributo da 600 euro previsto per le partite IVA in difficoltà, dice linea confermata da Salvini, la decisione definitiva sarà presa dopo una consultazione col direttorio della Lega Veneta. Il governatore non commenta, ma ieri aveva detto sul fronte candidatura significa perdere quel treno, se mi chiedi la candidatura ti dico no. Notizie da Napoli e dalla Campania. Monaldi, aperta inchiesta sullo stop ai trapianti di cuore pediatrici. Numero dei trapianti di cuore pediatrici, scelte amministrative, percorsi dedicati, insomma sono i punti su cui batte un'inchiesta della Procura di Napoli che ha deciso di aprire un fascicolo per verificare alcune denunce formalizzate da gruppi di cittadini per chiedere attenzione su un tema delicato. Parliamo dei trapianti di cuore su pazienti non ancora adulti a Monaldi, ma anche delle strategie messe in campo dalla Regione Campania sulla scorta delle indicazioni ministeriali. Inchiesta condotta dal PM Immacolata Sica, magistrato in forza al pool reati contro la pubblica amministrazione del procuratore aggiunto Giuseppe Luca Antonio. Si punta a verificare il contenuto di alcuni dati elencati nel corso degli esposti finora formalizzati. Inchiesta per interruzione di pubblico servizio, ipotesi che attende riscontri sulla scorta di testimonianze e verifiche degli atti finora acquisiti. Convocate in procura come persone informate dei fatti alcune figure chiave del mondo sanitario regionale. L'inchiesta entra decisamente appunto nel vivo. Usura a Napoli, da 9 anni pagava 5.500 euro al mese, prese il reggente del clan Omostra con la moglie. Dal 2011 pagava 5.500 euro al mese a causa di un prestito da 550.000 euro ricevuto dal clan, ma gli effetti della pandemia si stavano facendo sentire. Ormai incapace di sostenere la pressione, ha scelto di denunciare. Subiva pressioni, minacce e botte da 9 anni l'imprenditore di Castellammare di Stabia, che alla fine ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Guardia di Finanza di Napoli. Notizie dalla Puglia.
Coronavirus, il bollettino in Puglia dell'11 agosto, appunto, come dicevamo, sono 20 nuovi casi e nessun decesso, sono 20 di cui 9 nel Barese, i nuovi casi coronavirus registrati in Puglia, secondo il bollettino della regione per l'11 agosto. Complessivamente sono stati effettuati 1981 test. Oltre alle positività baresi vi sono 2 nuovi casi nella BAT, 1 nel Foggiano, 6 nel Leccese e 2 nel Tarantino. Non sono stati registrati decessi. Nuovi cassonetti dell'indifferenziata per San Pasquale, Picone e Quarterino. Con degli interventi Amiun vanno avanti, appunto, stavamo dicendo, in questi quartieri che non sono ancora serviti dal servizio di raccolta porta a porta, gli interventi di sostituzione dei contenitori avviati da Amiun a febbraio dello scorso anno proseguono in questi giorni tra Picone, San Pasquale e Quartierino. Rassegna stampa di Treviso e del Veneto. Scoperto cluster in azienda, impennata di positivi nelle ultime 24 ore, 15 malati in una ditta dell'Interland, in arrivo a un nuovo giro di tamponi all'ex caserma e nella casa di riposo di Vedelago. Intrappolati in una canaletta rischiano di morire di caldo, tragedia sfiorata a paese, anziana coppia cerca riparo dal sole in una vasca di irrigazione vietata all'accesso, un cittadino ha sentito le urla di aiuto, disidratati sono stati salvati dai pompieri. I 100 anni di Gianni Moro, fondò squadra e motoclub, geometra, attore, collezionista e radioamatore, non c'è ambito in cui non si sia cimentato. Fosse sporche e degradate, vergogna in pieno centro a Castelfranco. I commercianti della piazza lamentano odori e proliferazione di insetti. L'amministrazione promette un intervento, ma dice smascavare a fondo costa troppo. Ex Serena, 242 positivi, i negativizzati verranno spostati. Decisione dopo una riunione in prefettura, il trasferimento a stretto giro in un'altra struttura già adibita a centro di accoglienza. Rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia. Rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia, i sindaci incontrano il prefetto, i primi cittadini di San Giovanni al Natisone, Manzano, Butrio e Pradamano convocati appunto per giovedì 13 per un incontro. Ieri notte, dopo un'intera giornata trascorsa per capire dove trasferire i 5 minori non accompagnati trovati alle porte di Pradamano, sono stati fermati altri 11 migranti. Riprese le ricerche dell'uomo scomparso a Prato Carnico, scendono in campo i nuclei SAF dei pompieri di Pordenone, di Gorizia e di Udine, oltre ai cinofili di Gorizia dei Vigili del Fuoco. Sono riprese appunto le prime luci dell'alba, le ricerche per trovare sano e salvo il 60enne che l'8 agosto scorso è uscito per andare a cercare funghi nella zona boscosa di Prato Carnico e non è più rientrato. Si rompe una tubatura, allagamenti in diverse zone di Trieste. Il guasto si è verificato nella notte ed è stato localizzato in piazza Sansovino. Allagata una parte centrale della città di Trieste, appunto la notte scorsa, per la rottura di una delle principali tubazioni per la condotta dell'acqua. L'allarme è scattato intorno alle 2 di mercoledì 12 agosto e il problema è stato localizzato in piazza Sansovino, dove si è verificato anche uno smottamento della superficie stradale. Centri di accoglienza in gestione ai comuni, le novità del decreto immigrazione che verrà presentato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese entro Ferragosto. Centri di accoglienza gestiti direttamente dai comuni e i richiedenti asili che entrano fin da subito nello SPRAR per il percorso di inserimento. Sono queste le novità del decreto immigrazione che verrà presentato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come dicevamo, dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese entro Ferragosto. Falchetto ferito cade in un giardino salvato dai pompieri. Il rapace è stato portato al centro di recupero faunistico di Campo Formido. Un falchetto ferito è stato notato poco prima delle 19 nel giardino di un'abitazione a Zampicchia di Codroipo. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Codroipo che ha soccorso e recuperato il rapace. I vigili del fuoco lo hanno poi portato al centro di recupero faunistico di Campo Formido. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.